Buongiorno amici, bentornati sul canale. Ennesima tappa, ennesimo giorno di viaggio itinerante. Oggi dobbiamo abbiamo deciso di fare una puntata in una zona un po' più, come si può dire, tra il sacro e il profano. Siamo venuti a Loreto, dove c'è il santuario La Madonna Nera. Abbiamo parcheggiato a Zurino sotto in un parcheggio molto comodo, terrazzato. Siamo adesso sotto le mura castellane della città di Loreto. Queste sono le mura, belle. Adesso andiamo a visitare il centro di Loreto. Questa è la piazza Giovanni Paolo XXIII, quello che era di sotto il monte. E infatti c'è una sua statua proprio qua. Ora entriamo dentro, dove c'è la basilica. Ok, entriamo, piazza della Madonna. Spero che l'audio si senta molto bene. Si percepisce un'aurea mistica. Ora amici, dopo tutto quello che abbiamo visto, mistico, andiamo nella basilica inferiore. Eccoci di nuovo amici del Barba, oggi tappa nella tappa dopo Loreto per vedere la Madonna Nera nella stessa basilica. Siamo a pochi chilometri venuti a Recanati, ovviamente famosa per il Colle dell'Infinito e Silvia di Lopardi. Adesso faccio una premessa. Devo fare un speciale ringraziamento al comune perché sono molto
attrezzati dal punto di vista dei camper, che noi siamo andati con Azzurrino, c'è tutto, posizionati bene a ridosso della città. Adesso vi farò vedere, con acqua, scarico e tutto quanto, si paga una modica cifra, pochissimo, e si sale e si arriva sotto questo ascensore che porta direttamente nel centro. Adesso andiamo. Devo dire che è molto bella. Questa è la famosa storica piazzetta, o piazzuola, come la chiamava lui, del sabato del villaggio. Raga, non so se si esce a vedere attraverso il vetro, perché magari fa un po' di riverbero, ma guardate il palazzo all'interno, casa di leopardi. Che stupendo! Buongiorno amici, benvenuti per l'ennesima tappa del tour itinerante di Azzonze col Barba, e questa volta siamo a Macerata. Macerata, adesso siamo nel centro, come potete vedere è mattina, abbiamo appena fatto colazione e qui il traffico è già, come potete sentire, attivo. Ci prestiamo a visitare il centro, che dove c'è lo Sferisterio. Eccoci all'interno dello Sferisterio di Macerata. È un anfiteatro che veniva utilizzato per le manifestazioni pubbliche, inizialmente per il gioco della palla a mano e poi via via per discorsi politici, cortei militari, incontri di box e persino per gli spettacoli circensi e le corride. Adesso stiamo procedendo in direzione nord, stiamo salendo per andare là dove riuscite a intravedere il campanile che segna le 10:20, e saliamo
da queste scalette che sono ripide. La torre civica. Splendida, eh? Abbiamo delle opere in Italia. Fantastiche. Facciamo un 360. Abbiamo anche il sindaco e il vice sindaco, guardate un po'. Corso della Repubblica Italiana. L'impostazione.